Buongiorno a tutti e benvenuti a questo webinar, questa volta invece dedicato al codice della crisi. Oggi vedremo in particolare non soltanto come il tema è stato affrontato all'interno della piattaforma Linus, come al solito con una serie di esempi e diciamo di casi pratici, ma cercheremo di vedere come diciamo, il professionista o l'impresa che in qualche modo deve fare i conti con quello che la normativa prevede può affrontare la tematica unitamente a tutta un'altra serie di informazioni che è necessario tenere in considerazione al fine di capire effettivamente, al di là di quello che dicono i singoli indicatori, qual è l'effettivo stato di salute dell'azienda, sia sui dati storici che sui dati prospettici. Uno degli elementi della valutazione, abbiamo detto, anche se non è espressamente indicato dal codice della crisi, è l'analisi, e questo soprattutto se l'interlocutore, se l'analista e il sistema bancario, e comunque l'analisi della centrale rischi. Proprio per questo abbiamo deciso, e ringraziamo da subito per aver accettato l'invito, di coinvolgere in questo webinar Andrea Isacchi, che saluto dovrebbe essere collegato. Buongiorno Andrea. Buongiorno a te Alessandro e a tutti i tuoi ascoltatori. Che è fondatore e CEO di CR Expert, che di fatto io lo definisco un po' una società che è una sorta di Linus della centrale rischi, cioè prende il PDF di Banca d'Italia e lo rende, diciamo, lo analizza un po' in tutti gli aspetti, facendo emergere tutte quelle informazioni che non verrebbero fuori attraverso una lettura, diciamo, diretta del documento, ma che aiutano, faremo anche in questo senso una serie di esempi, aiutano a capire magari determinate segnalazioni, determinate anomalie, da che cosa dipendono, e quindi aiutano a decodificare delle informazioni che sono un po' nascoste tra le righe, no? Chiaramente questo con degli automatismi che poi Andrea, se vorrai, ci potrai un po' raccontare. Come sempre la chat è aperta, è importante dialogare, no? Quindi porre delle domande, diciamo nel frattempo che andiamo avanti cercheremo di rispondere, magari mantenendo un filo logico a tutte le richieste e le sollecitazioni che arrivano dai partecipanti. Ricordo un'ultima cosa, che tutti i webinar che noi facciamo durante l'anno sono registrati e poi tutte le registrazioni sono disponibili sul nostro sito linus.it alla sezione webinar, quindi potete andare tranquillamente a recuperare, l'accesso è totalmente gratuito e poi insomma vi invitiamo anche a indicarci degli argomenti particolari che vi potrebbe interessare affrontare, che per noi può essere uno stimolo per organizzare delle sessioni ad hoc. Quindi qua trovate assolutamente tutte le registrazioni a webinar passati. Allora, andando nello specifico del tema di oggi, io volevo seguire un approccio di questo, scusate, qua vedete che sono, basta cliccare sull'argomento che interessa e andarlo tranquillamente a letto. Quindi dicevo, andando all'argomento di oggi, io volevo seguire questo tipo di approccio, volevo ricordare come è strutturato Linus, ma semplicemente perché è fondamentale per capire poi come all'interno della piattaforma è possibile gestire i vari indicatori e quello che la normativa prevede. Dopodiché, richiamare molto rapidamente quello che è diciamo, l'aspetto tecnico, se vogliamo, del calcolo, quindi cosa prevede la norma. Fondamentalmente sapete, credo, quasi tutti i partecipanti che prevede in particolare la valutazione del patrimonio netto calcolato in un certo modo, poi il calcolo di alcuni indicatori, tra cui il DSCR, e questi indicatori devono essere confrontati con delle soglie di riferimento. Avendo un po' introdotto alcune logiche di Linus, e poi diventa molto più facile capire come vengono appunto calcolati questi indicatori e come soprattutto l'utente li può gestire all'interno di tutto un processo di valutazione che secondo noi, e secondo me in particolare, non deve guardare soltanto all'aspetto puramente meccanico del calcolo dell'indice, ma deve provare a guardare tutta una serie di elementi, indici inclusi, che poi consentono di capire quali eventualmente sono i punti di attenzione su cui fare dei ragionamenti. Quindi può entrare in soccorso, abbiamo detto, la centrale rischi, ma può entrare in soccorso sicuramente il rating del Mediocredito Centrale, che come sapete è calcolato in piattaforma e che quindi aiuta a capire quello che può essere una lettura automatica attraverso un rating, attraverso uno score della situazione contabile dell'azienda. Possono aiutare soprattutto delle altre rielaborazioni che in piattaforma sono disponibili, non ultimi tutta una serie di punti di attenzione che aiutano il professionista, ripeto, a guardare al di là del singolo score o del singolo numero. Ricordate, penso che ci segue, lo sa benissimo, noi diciamo, nonostante anche noi calcoliamo
uno score all'interno della piattaforma con certe logiche, diciamo da sempre che non è possibile in alcun modo valutare il merito di credito o comunque l'affidabilità di un'azienda attraverso né una serie di indici né attraverso uno score, lo dimostrano varie analisi e statistiche che abbiamo elaborato, ma poi anche il buonsenso e sicuramente chi è esperto può condividere questa posizione, ma tutte le indicazioni, tutti gli score, tutte le valutazioni sono sicuramente vari elementi che messi insieme aiutano chi ha competenza a identificare o comunque a ridurre il rischio di errore. Okay. Entriamo un po' nel merito. Io adesso dovrei fare, ok, così dovreste vedere tutti quanti meglio il mio schermo. Volevo ricordare soltanto un aspetto della logica di funzionamento Linux. Per gli utenti, non credo che ci siano tanti clienti, ma anche alcuni che non riconosco. Quindi per chi ci conosce questa cosa è abbastanza scontata, magari per gli altri può essere, appunto, può aiutare, può essere di aiuto per capire poi quello che facciamo tra un secondo. Linus di fatto sapete che elabora dati di bilancio, è specializzato su questo aspetto, scusate, dati contabili, quindi non soltanto i bilanci ufficiali, ma anche qualunque situazione contabile intermedia prodotta da un gestionale, da un Excel o comunque altro tipo di piattaforma informatica. L'importante è che Linus abbia come materia prima una struttura contabile, quindi un elenco di conti, dei periodi contabili e dei numeri. La prima cosa che viene effettuata in Linus è la riclassificazione per ricondurre questa fonte dati a degli schemi cosiddetti gestionali, quindi un conto economico gestionale fondamentalmente a valore aggiunto e costi fissi e variabili per intenderci, e uno stato patrimoniale a fonte impieghi. Okay? Chiaramente se le informazioni che ho nella fonte dati sono complete, ottengo questi due schemi, con il completamento di questi due schemi, in gergo Linus, il triangolino verde per intenderci. E quindi di conseguenza posso calcolare il rendiconto finanziario con metodo indiretto. Questo è fondamentale perché il rendiconto finanziario vuol dire cash flow operativo, vuol dire avere uno degli elementi essenziali anche in relazione al codice della crisi per poter calcolare il DSCR insieme ad altre cose. E attenzione che però, scusate, l'altro elemento importante è che questo modello di analisi, quindi conto economico gestionale, stato patrimoniale, fonti impieghi e rendiconto finanziario, da cui derivano tutte le analisi e tante altre che vedete appunto qui nel triangolino arancione sulla destra, questo modello di analisi è mantenuto costante sia sui dati storici, quindi quelli, diciamo generalmente quelli di bilancio che possono arrivare ad oggi, al 2018, sia sull'analisi della situazione provvisoria eventualmente caricata dall'utente, ma anche sui dati del benchmark, del business plan e dei gruppi. Questo è fondamentale perché avere un modello di analisi gestionale costante sui dati storici, presenti e futuri, consente di monitorare nel tempo qualunque tipo di indicatore. Lo dico perché? Perché gli indicatori del sistema di allerta, in particolare del nuovo codice della crisi, non sono basati su degli schemi gestionali che quindi vanno bene per qualsiasi fonte, no? Ma sono basati su quello che è uno schema civilistico, ok? Quindi fondamentalmente un classico schema che si chiamava quarta direttiva CE, poi adesso se non sbaglio la definizione corretta è semplicemente civilistica, e che fondamentalmente ha tutta una serie di dettagli che tutti voi in qualche modo conoscete. Chiaramente sui dati storici questo comunque consente di fare tutta una serie di riflessioni perché il prospetto viene fondamentalmente caricato all'interno della piattaforma esattamente come viene depositato presso il registro delle imprese. Quindi posso facilmente calcolare, secondo quello che prevede la normativa, indicatori al sistema di allerta, posso calcolare su questo stesso modello il rating del medio credito centrale che ripeto è basato sul civilistico normalizzato, eccetera. Ma la domanda, il problema si pone nel momento in cui ho determinati indicatori che sui dati storici posso calcolare sul civilistico, li devo andare a calcolare su una situazione provvisoria, ancora potrei riuscire, o su un business plan. Doverli calcolare su un business plan presuppone, no, la necessità di dover fare una business plan, quindi una proiezione economico-patrimoniale e finanziaria, sulla base di uno schema che è uno schema civilistico che non si presta affatto all'elaborazione di un business plan. La dico in maniera proprio più diretta, non è possibile fare un qualcosa che abbia senso, no? Si parla di business plan, utilizzando come base uno schema che non sia uno schema gestionale. Quindi non è possibile fare un business plan che abbia senso, a meno che non si mettono numeri scollegati l'uno con l'altro, basato su uno schema civilistico benché normalizzato, o addirittura neanche su uno schema CEPI o su altri schemi che non hanno all'interno la possibilità di collegare le variabili tra loro. Faccio un esempio, se nello schema gestionale faccio crescere i ricavi,
facilmente, tutti i ricavi insieme, facilmente posso, no, ipotizzare quello che è l'impatto sui costi variabili, sul valore aggiunto, sulle imposte, sui crediti commerciali, sui debiti commerciali e così via. La stessa cosa non la posso fare in assoluto, in alcun modo, avendo come base di riferimento il civilistico normalizzato. E allora questo perché era importante questa premessa? Perché vedremo che indicatori della crisi li posso facilmente calcolare sui dati storici, non li posso calcolare a meno che non elaboro appunto un business plan su uno schema particolare sui dati prospettici, però in Linus cosa abbiamo fatto? Abbiamo creato un doppio cruscotto, una sorta di percorso alternativo in cui si vedono da una parte appunto i dati e gli indicatori calcolati esattamente come previsto dalla norma, e sotto degli indicatori alternativi. Ricordate che la norma prevede il fatto che l'azienda o il professionista, no, laddove ci siano delle condizioni che lo giustifichino e purché siano, diciamo, validate le ragioni per cui si usano delle alternative, l'azienda può scegliere in alternativa agli indicatori previsti degli indicatori, appunto, degli indicatori proposti, può utilizzare degli indicatori alternativi. Quindi in questo senso abbiamo cercato di dare una risposta anche attraverso quello che poi gli utenti trovano in piattaforma. Non so se questo aspetto è chiaro, Andrea, ma era fondamentale per poter in qualche modo, Certo no? che sì, certo che sì. Certo. Se ci sono elementi, come sempre, intervieni perché è fondamentale. Questo lo ricordo anche ai nostri tanti partecipanti oggi, perché vedo che sono davvero in tanti. Allora, andando avanti su questo aspetto, i sistemi di allerta sono, in realtà, oggi facciamo tutti riferimento al codice della crisi. Ma dal 2018 c'è anche la cosiddetta asset quality review, quindi le imprese poverelle sono un po' nel mezzo, diciamo, un po' nel centro del bersaglio, perché da una parte devono fare i conti col codice della crisi e devono fare i conti col codice della crisi in modo diretto, cioè la legge impone di dotarsi di strumenti, no, che costantemente consentano di monitorare appunto lo stato di salute dell'azienda, eccetera, eccetera. Dall'altra parte, però, nel momento in cui si rivolgono al sistema bancario, alcuni lo sanno, alcuni no, ma sono monitorati attraverso appunto il sistema bancario per effetto del sistema d'allerta che riguarda le banche, che appunto si chiama Asset Quality Review, e che di fatto non è altro che un sistema imposto, se vogliamo, dalla BCE, che monitora lo stato di salute dell'azienda attraverso degli altri indicatori, a volte con soglie anche diverse, per indicatori uguali, e che ha come effetto il fatto che la banca debba incrementare o meno, no, diciamo, gli accantonamenti patrimoniali che deve fare nel momento in cui finanzia questa azienda, il cosiddetto, senza entrare troppo nel tecnico, staging, cioè il passaggio da barilotto delle aziende che stanno bene a quelle che sono, come qualcuno dice, un'infogliata di finance, un po' birichine perché hanno qualche elemento che non va bene, a quelle che invece sono in situazioni di maggiore criticità. Ok, quindi in realtà c'è tutto un sistema che insiste da diversi fronti, che va a valutare le imprese attraverso una serie di indicatori, e questi indicatori, ripeto, a volte sono contrastanti l'uno con l'altro, ma questa è la norma e quindi ne dobbiamo tenere conto. Un accenno a come funziona il calcolo degli indicatori, questo poi ci torna tra un secondo utile quando entriamo direttamente in piattaforma. Di fatto, da un punto di vista logico, è relativamente semplice: vado a valutare il patrimonio netto, calcolate in un certo modo specifico che poi vediamo, e quindi in alcuni casi può differire, anche se soltanto per alcune poste, rispetto al patrimonio netto che si trova nel bilancio civilistico. Se il patrimonio netto è negativo, l'azienda è in crisi e quindi diciamo, automaticamente deve fare scattare l'allerta. Okay? E questo ci sta, era un qualcosa che era presente nel codice civile, no? Già da molto tempo, e quindi diciamo nessuna novità, è una cosa assolutamente corretta, cioè l'impresa con patrimonio netto negativo deve correre ai ripari così come già previsto, ripeto, dal codice civile. Se invece il patrimonio netto è positivo, non credo che sia specificato quanto positivo, cioè se 1, 2, 3 euro vanno bene o sono meglio di 100.000 euro o 200.000 euro in funzione dell'azienda, quindi se il patrimonio netto è positivo bisogna andare a calcolare di fatto 6 indici, no? Che sono il primo, il DSCR, e successivamente altri 5 indici che vengono confrontati con delle soglie settoriali. Okay? È sufficiente che soltanto uno degli indicatori sia, diciamo, verde, quindi vada bene, che quindi superi la soglia prevista, come no, in linea di demarcazione tra i buoni e i cattivi, per far sì che l'azienda non sia in allerta, non faccia scattare alcuna procedura di allerta. Okay? Quindi è sufficiente soltanto un indice.
In questo schemino qua in basso, ma poi vediamo che tutte queste soglie sono state riportate all'interno di Linus, trovate ovviamente quelli che sono i settori o le aggregazioni di codice Ateco che sono stati utilizzati per definire i settori e le relative soglie di demarcazione per ciascuno degli indici che sono stati scelti dalla Commissione con l'aiuto di uno dei principali fornitori di Business Information. Cosa importantissima e che vedremo anche oggi è che andando a lavorare sul database che i nostri clienti premium trovano all'interno del proprio account, quindi di tutte le imprese con ricavi superiori a 500.000, che sono ad oggi sul 2018, cioè le imprese che hanno depositato il bilancio 2018 che trovate in piattaforma sono, adesso vado a memoria, circa 250.000, escludendo quelle che hanno patrimonio netto negativo. Che sono circa 7.000, questi indicatori, quindi 5 indicatori, scusate, 6 indicatori aggiuntivi di SCR più 5 settoriali, identificano complessivamente, intercettano complessivamente 300 imprese, solo 300 su circa 250.000. Io su questo, Andrea, se sei d'accordo, ti chiedo un minimo di commento, visto che Certo. avevamo un po' parlato e credo che sia Certo. utile fare un ragionamento, perché ad oggi la situazione che si legge guardando questi dati, che sono, non è che sono veri o falsi, sono quelli reali perché derivano non da Certamente. una stima ma da un calcolo numerico puntuale, la situazione è che tutte le imprese si devono dotare di un sistema, quindi c'è anche le Esattamente. piccoline, anche le micro, quelle che comunque fanno fatica veramente ad andare avanti, quindi figuriamoci a organizzarsi con dei sistemi che sono comunque complessi da gestire, quindi c'è un aggravio di, fatemi dire, di obblighi ulteriori, se non vogliamo dire burocrazia a carico dell'impresa, e questo ha come effetto di intercettare 300 imprese. Andremo a vedere oggi durante il webinar se queste 300 imprese sono imprese che sicuramente no, è corretto che facciano scattare un allerta, o se magari ci sono dei falsi positivi, quindi delle Positivi, false imprese che certamente. sembrano intercettate, ma in realtà potrebbero, o comunque sono tanto migliori di tante altre che in realtà davvero potrebbero fare qualcosa. Sicuramente, buongiorno a tutti. Uno degli aspetti fondamentali è anche una curiosità, no? Se andiamo a leggere in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo 14 del 12 gennaio, che appunto, da cui appunto deriva lo spunto per questa interessantissima discussione, su 282 pagine la Centrale Rischi Banca d'Italia ottiene zero citazioni. Ecco, se quindi dobbiamo partire da questo dato, dobbiamo vedere quanto spazio appunto si può ricavare per migliorare o comunque proporre degli accenni a queste prime considerazioni date fattuali appunto sui dati di bilancio. Direi che forse è importante citare che nei successivi articoli appunto del decreto vengono sempre citate le banche dati pubbliche a cui devono accedere tutti gli attori dell'organismo, dalla liquidazione giudiziale nonché revisori e sindaci a cui devono e possono accedere. Però mi concentrerei direi su tre aspetti per seguire il filologico proposto da Alessandro, che è quello, questo proprio citando questo aspetto dove zero citazioni su 282 pagine c'è già nell'impostazione del decreto una visione ex post anziché ex ante nell'utilizzo delle banche dati, tra cui ovviamente io ritengo che la Centrale Rischi Banca d'Italia possa essere, se non la preponderante dopo chiaramente l'indicatore di bilancio, ma sicuramente utile. Utile in che senso? Per prima cosa, mi piace sottolineare che la trasparenza di Banca d'Italia, sta procedendo sui binari previsti dagli accordi che sfoceranno nella trasformazione della Centrale Rischi in Anacredit e che da 6 del 6 di questo mese è possibile accedere in modo diretto e veloce attraverso lo SPID della CNS, quindi l'impresa può direttamente accedervi e averla in pochi minuti, ancorché rimane disponibile la procedura attraverso la PEC e le filiali. Quindi il secondo aspetto, direi che è questo, quindi proprio l'analisi che è stata fatta da Linus sulle società soggette a revisioni, in cui circa il 10%, circa 7.000 su 70.000 è emerso come con patrimonio netto negativo, mentre le altre no. E anche qui tengo a sottolineare che nella prassi e nelle procedure, nelle indicazioni, seppur i sindaci e i revisori
maggiori utilizzano la circolarità bancaria, non vi è nemmeno questa volta nel decreto un espresso obbligo di utilizzare periodicamente, quantomeno ritengo in modo trimestrale, l'analisi di un documento fondamentale normato come la centrale rischi della Banca d'Italia. Un terzo aspetto, ritornando alle 300 circa imprese che sottolineava l'analisi di Linus, che quindi non farebbero scattare su tutte le altre 250.700, direi, che, 200, che non sono poche, va considerato anche che quindi il numero delle PMI non soggette a revisione è enorme, ma non dimentichiamo che da questo punto di vista direi che l'intero comparto della subfornitura dell'industria italiana, che costituisce tra l'altro il nocciolo portante di tutta la occupazione italiana, è costituita da società non di capitali, che quindi con un approccio appunto quello proposto che ci diceva Alessandro da Linus, con la capacità dello strumento di analizzare tutte le situazioni, non solo quelle dei bilanci depositati, ma di tutte le altre aziende, troveremo sicuramente dei riscontri che porterebbero ad un'analisi che direbbe che forse gli indicatori, almeno in questa prima parte dell'analisi, debbano essere supportati da una caratteristica andamentale, e anche qui cito Alessandro poc'anzi, non ultimo il rating del medio credito centrale che dal 15 di marzo ha portato la componente andamentale come tema principale. Ti ripasso la parola, Alessandro, se ritieni Assolutamente, quindi opportuno. fondamentalmente cioè, stiamo dicendo una serie di cose interessanti, alcune poi vi anticipo un po' io perché le affrontiamo tra un secondo e più nel dettaglio. Il primo elemento è che appunto tutto l'impianto del codice della crisi, contrariamente a quanti magari, cioè a quanto molti si aspettano fondamentalmente che la centrale rischi sia uno degli elementi essenziali del processo di valutazione. Non è così, nel senso che la norma, vi chiedo ancora una volta conferma, non prevede il fatto che l'azienda stessa o soggetti che lavorano per l'azienda debbano andare a guardare nel dettaglio cosa dice la centrale rischi. Il secondo elemento è che molti ipotizzano che attraverso la centrale rischi è possibile andare a effettuare un calcolo puntuale diciamo, delle poste che servono per calcolare il DSCR. Anche questo non è vero. Nel senso che solo attraverso i dati della centrale rischi non è possibile sapere quello che è l'obbligo, no? Di impegni che l'azienda nei confronti del sistema. Terzo elemento che correttamente tu hai più volte sottolineato e che ho sottolineato anche io, attenzione che le informazioni che sono disponibili in centrale rischi, che da poco sono anche più facilmente accessibili perché no, c'è un collegamento diretto via web service, sono fondamentali in effetti perché sono un complemento accento delle altre informazioni, ma molto rilevante per poter capire effettivamente il contesto aziendale basandosi su dati che non sono, tra virgolette, vecchi come il bilancio, che in alcuni momenti dell'anno può essere vecchio anche di più di 12, 13, 14 mesi, ma sono aggiornate più o meno, mi pare, ai 2 mesi precedenti alla data della richiesta. Corretto? Correttamente, correttamente. Allora, tornando a bomba su queste, sui vari punti ci sono, lo ridico a tutti i partecipanti, delle cose che se vogliono approfondire, veramente scriveteci perché ci aiutate a indirizzare un po' la discussione, dato che il tema è enorme e non tutto può essere evaso nell'arco dell'ora un quarto, a indirizzare la discussione su quelli che sono interessi, argomenti di maggiore o focalizzazione di maggiore interesse per tutti voi. Un altro elemento che era interessante, su questo c'è un webinar registrato e disponibile online che sappiamo è piaciuto molto e che abbiamo realizzato insieme a Ivan Fogliata di Finance, è legato a un esercizio che abbiamo fatto sul caso Thomas Cook, che tutti quanti conoscete, sapete che purtroppo l'azienda è fallita da un giorno all'altro, lasciando per strada circa 500.000 turisti, no? Che hanno dovuto trovare un modo alternativo per rientrare a casa. Ma abbiamo fatto questo esercizio per capire se diciamo, gli indicatori potevano in qualche modo intercettare una situazione così paradossale. Abbiamo messo insieme alcune informazioni che rapidamente qui ripercorro, poi tutto il webinar appunto lo potete tranquillamente ascoltare. La prima è l'andamento della borsa. Si vede chiaramente che la borsa aveva già capito che qualcosa stava succedendo di grosso e fondamentalmente gli investitori,
E questo è un po' quello che succede tutte le volte che c'è qualcuno che valuta rischiando qualcosa di proprio di importante. Hanno guardato un po' tutti gli elementi nell'insieme e hanno capito che c'era qualcosa che non funzionava, ma questo anche con largo anticipo, addirittura con 1 anno e mezzo di anticipo rispetto al default. Abbiamo provato, lo vedete in alto a destra, a calcolare gli indicatori per la Thomas Cook e abbiamo visto sui dati sia del 2018 che sul dato del marzo 2019 e almeno 2 indicatori su 6 erano positivi, vedete che sono quelli con la faccina verde, no? E in particolare il patrimonio netto su debiti totali era buono perché aveva almeno dal punto di vista contabile un patrimonio molto consistente. E cash flow sull'attivo, anche questo positivo, probabilmente il cash flow era positivo perché c'era una contrazione del business, quindi un liberare risorse finanziarie, e poi il cash flow positivo perché fondamentalmente è un circolante basato su incassi a pochissimo termine, quindi diciamo, per la maggior parte sono aziende del gruppo, lavorano direttamente con un B2C fondamentalmente. Però andando nel dettaglio si vedono delle cose molto interessanti. Scusate, guardando sempre in basso, le agenzie di rating, questo testo in inglese è stato tirato fuori dalla nota integrativa del marzo 2019, si vede che tutte le agenzie di rating davano comunque le valutazioni, qua c'è Standard & Poor's, qui c'è Moody's, assolutamente positive, comunque di B in su, no? Con degli outlook chiaramente con dei punti di attenzione, ci mancherebbe però. Ecco, queste valutazioni un po' asettiche hanno portato comunque a dire sì, c'è qualcosa che non funziona, però in realtà possiamo andare avanti così. In realtà l'analisi puntuale dei dati di bilancio, ripeto, guardate quel webinar perché è veramente da certi punti di vista un bel esempio che fa capire quanto l'indice è un'informazione parziale come può essere, no, la rilevazione della pressione del colesterolo in una persona per capire quanto sta bene o sta male. E guardando nel dettaglio si vede che cosa? Che innanzitutto il patrimonio netto era inferiore al capitale sociale già da parecchi anni, quindi dal 2016, e per effetto delle perdite costanti che venivano nel corso dei periodi precedenti. Ma l'altra cosa più interessante che veniva fuori è che questo patrimonio che faceva diventare comunque verde uno degli indicatori era un patrimonio basato fondamentalmente su rivalutazioni e comunque su delle poste che erano indicate all'attivo come immobilizzazioni immateriali, quindi delle poste che chiaramente si prestano a tutta una serie di considerazioni, ma che chiaramente non sono elemento di stabilità e di forte garanzia dal punto di vista dell'attivo dell'azienda, no? Quindi in realtà quello che sto cercando di dire è che al di là degli indicatori, una lettura attenta del caso aziendale e quindi la capacità di andare a guardare diversi elementi diversi per aziende diverse, sicuramente può mettere in condizione di rimanere molto meno impreparati di quanto in realtà questo non sia successo. E, correttamente c'è una domanda che è legata all'applicazione del codice della crisi alle ditte individuali e alle società di persone. Da quello che sto io, e correggetemi se sbaglio, è esattamente la stessa cosa. Che riguarda, cioè, queste piccole aziende devono fare esattamente le stesse cose, devono fare le aziende più strutturate fino ai 50 milioni, la modalità di calcolo è identica. Dal punto di vista dell'approccio e di quello che Linus può fare, diciamo, per questo tipo di società, diciamo che Linus può fare esattamente le stesse cose che può fare per le società di capitale, la differenza è che il soggetto SAS SNC che deve analizzare la propria azienda deve avere a disposizione i propri dati contabili che può, come sapete, caricare con diciamo, semplicemente diciamo, trascinamento del file all'interno di Linux e ottenere un'analisi identica a quelle che tra un poco vediamo per le società di capitale. Okay? Quindi questo per i dati storici ed attuali, chiaramente valgono le stesse considerazioni che faremo e che in parte abbiamo fatto per le imprese, diciamo per le società di capitale sul business plan, quindi le proiezioni comunque in qualche modo vanno fatte. Ricordo, prendendo spunto da questo aspetto, che la legge prevede che gli indicatori debbano essere calcolati per il semestre successivo e io onestamente, insomma, ritenendomi insomma, discretamente consapevole di quella che è la realtà aziendale e delle difficoltà che ci sono nel calcolare determinate cose sui dati prospettici, mi domando come poi le aziende effettivamente riusciranno a fare questo tipo di monitoraggio e di gestione. C'è qualcuno
che fa riferimento agli strumenti di tesoreria come un po' panacea per ottenere il calcolo di questi indici, quando in realtà poi, anche avendo un ottimo strumento di tesoreria, si può essere molto bravi appunto avere la situazione puntuale ad oggi, e questa è generalmente la situazione pace, ma nel momento in cui si fanno delle ipotesi sul futuro, certe informazioni semplicemente non si hanno e si possono stimare, ma semplicemente con dei livelli di approssimazione che sono tali per cui, rimanendo all'interno delle norme, si può far venire, non dico quello che si vuole, ma quasi, a meno che non si tratta di situazioni particolarmente compromesse, che in quel caso non avrebbero bisogno di un'analisi, diciamo, finalizzata a far emergere la crisi, ma di un piano finalizzato a venirne fuori. Però, diciamo, qua voglio rimanere nell'ambito del tema di oggi senza, spingermi troppo su considerazioni, diciamo, più legate a quello che penso di questo sistema. Allora, entriamo un po' nel merito, Andrea, vediamo un pochettino Sì. diciamo, come abbiamo affrontato il tema all'interno di Linus. Noi siamo a una fase 2 di sviluppo su 3 previste. Nel senso che abbiamo messo in piattaforma tutta una serie di cose che siamo già riusciti a rilasciare. C'è in corso una terza fase che dovrà, diciamo, consentire diciamo, di avere delle funzionalità in più, ma queste eventualmente le accenniamo soltanto e rimandiamo poi a quando saranno disponibili il loro approfondimento. Prima cosa che attraverso Linus è possibile calcolare sul database quante imprese superano o meno determinate soglie. In questo caso vedete tutti gli indicatori della crisi, no? Calcolati per il settore PQRS, servizi alle persone, sul bilancio 2018. L'ipotesi che abbiamo inserito per fare il calcolo è che il patrimonio netto sia maggiore di zero, perché altrimenti se è minore di zero sappiamo che incorriamo nella pena casistica, per cui l'azienda sicuramente fa scattare l'allerta. E poi vengono inserite le soglie dei vari indicatori che sono, adesso li elenco rapidamente, ma poi li vediamo, DSCR fondamentalmente con PFN, quindi che tiene conto dei debiti al netto della liquidità, minore o uguale a 1, gli oneri finanziari devono essere confrontati ai ricavi e la percentuale deve essere maggiore o uguale a 2,7, patrimonio netto su debito totale, scusate, attività breve su passività breve, cash flow sul totale dell'attivo e indebitamento previdenziale e tributario sul totale dell'attivo. Okay? Questa ricerca noi la facciamo sulle imprese che hanno ricavi tra 500.000 e 50 milioni, Milioni. proprio perché questo è il panel di riferimento dove abbiamo la copertura totale a livello di database. No? Poi chiaramente le numeriche possono essere diverse e superiori se si tiene in conto anche delle imprese sotto i 500.000 euro. Ma in questo caso noi limitiamo la nostra analisi a questo segmento della piramide delle imprese italiane. Dopodiché abbiamo inserito anche come filtro il fatto che nel momento in cui l'azienda oggetto dell'analisi preveda sia la presenza di un ordinario che di un consolidato, scegliamo l'ordinario. Questo è importante per evitare di avere doppi conteggi, no? E quindi di prendere, diciamo, 2 volte lo stesso codice fiscale. Applicando questi filtri al primo settore, risultati 1. Applicando questi filtri a tutti i settori che sono stati previsti dal codice della crisi, il risultato complessivo 300 imprese, che sono quelle che andremo a guardare. Dopodiché, indicatori della crisi sono calcolati sia sui dati storici, no? Quindi in questo caso, in questo esempio che guardiamo, abbiamo il 16, il 17 e il 18, sia però tra un secondo vedremo sull'ultimo dato, sull'ultimo periodo contabile con un livello di dettaglio maggiore. E poi vedremo anche su business plan. Come anticipavo prima, voi avete sia nel modulo codice della crisi che si trova sotto analisi bilancio che negli altri due che andremo a vedere un doppio cruscotto. In alto sono gli indicatori della crisi calcolati esattamente come prevede la norma e in sotto ci sono gli indicatori della crisi calcolato con il modello Linus e che chiaramente offre un'alternativa che, come dicevo, consente di analizzare i dati allo stesso modo sia sullo storico che sul presente che sul futuro. Vedo che ci sono. Allora, giustamente c'è una domanda corretta, ce ne sono un paio. Allora, le vado prendendo al volo. Allora, c'è una prima domanda sul passaggio precedente che dice com'è che prendete quelle con patrimonio netto positivo? In realtà noi qua vogliamo identificare, per scelta la nostra metodologia. Allora, le imprese con patrimonio netto negativo è facile identificarle. Sul database andiamo a mettere patrimonio netto negativo e identifichiamo 7.000 imprese. Quelle sicuramente fanno scattare l'allerta,
Perché appunto una delle cose che prevede la norma è che il patrimonio netto, se è negativo, è uno degli elementi appunto, che fa scattare la crisi. Quindi in quel caso le andiamo a evadere, le andiamo a identificare, sono circa 7.000. Poi ci interessa andare a identificare le imprese che, pur avendo patrimonio netto positivo, okay, farebbero scattare l'allerta perché non supera nessuno delle soglie previste per gli indicatori alternativi, che sono DSCR e gli altri 5. Proprio per questo abbiamo messo come indicazione il patrimonio netto positivo e poi tutti gli altri, per tutti gli altri le soglie di riferimento. E ovviamente tutte queste slide sono già disponibili, no, sulla chat, li trovate in basso, tra i documenti allegati, e comunque poi le distribuiamo ovviamente alla registrazione del webinar. C'è un altro punto che riguarda invece il calcolo del DSCR avendo solo dati passati. Allora, lo vediamo tra un secondo, però è uno degli indicatori più complessi, se vogliamo, da calcolare. In quest'ambito è proprio il DSCR. Il DSCR dipende fondamentalmente da due elementi: un cash flow e dall'altra parte quello che è l'importo che l'impresa deve nel corso dell'esercizio al sistema bancario. Allora, il cash flow noi l'INUS lo calcoliamo attraverso il rendiconto finanziario calcolato con metodo indiretto. Quindi abbiamo il conto economico gestionale, lo stato patrimoniale fonti impieghi come effetto, quindi con metodo indiretto si calcola il rendiconto finanziario e quindi da lì prendiamo il cash flow. Per quanto riguarda invece, ma forse su questo faccio prima a farvi vedere un esempio reale, per quanto riguarda invece, questa la tengo lì perché mi serve poi farvi vedere un'altra cosa, apro in un'altra scheda. Per quanto riguarda invece il DSCR, c'è un modulo dedicato al calcolo del DSCR che consente, in assenza di informazioni, prendo un'azienda qualsiasi, di fare una stima della quota di debito da rimborsare al sistema sulla base delle informazioni che si hanno. Quindi vedete qui nella sottovalutazione DSCR indici di bancabilità dati storici. Nel momento in cui io non ho altre informazioni, faccio un'ipotesi che il medio e lungo termine lo divido per un coefficiente che l'utente può modificare, che di per base è impostato a 3, dopodiché aggiungo gli oneri finanziari e dopodiché aggiungo anche il 20% dei debiti finanziari a breve. 20% perché dice Banca d'Italia che quella è la quota da considerare nel calcolo del DSCR per i sistemi di allerta. Se invece ho tutte le informazioni a disposizione, clicco sul nostro flechino e ho la possibilità di inserire puntualmente, sia sui dati storici che sui dati prospettici, quelle che sono le informazioni di dettaglio che mi servono per calcolare correttamente il DSCR, quindi in particolare la quota di debito da rimborsare. A quel punto, secondo questa seconda strada, avremo tutte le informazioni, sia quelle legate alla cassa generata che quella legata agli impegni. Quindi questo abbiamo risposto. Vabbè, c'è una domanda su un tecnicismo che riguarda appunto il calcolo del DSCR. No, in realtà noi qua vogliamo far vedere fondamentalmente, cioè, allora, per far scattare la crisi è sufficiente che uno di questi indicatori fondamentalmente sia oltre soglia. Quindi facendo dei ragionamenti, diciamo, questo è l'approccio che dovrebbe consentire di andare a identificare tutte le imprese che certamente, no, non raggiungono nessuna delle soglie previste appunto per quella tipologia di imprese e per quel particolare settore. Poi magari nel dettaglio possiamo confrontarci, ma questo è. Allora, andando a vedere, quindi andiamo a farmi qua i dati storici, noi vediamo che sopra abbiamo gli indicatori previsti dal codice della crisi calcolati sullo schema civilistico. Vi ricordate lo schema che abbiamo visto all'inizio che prevede il fatto che la fonte dati viene ri riorganizzata nel civilistico normalizzato e dall'altra parte riclassificata secondo gli schemi gestionali. In alto troviamo quindi gli indicatori per ogni anno di bilancio calcolati secondo quello che prevede la norma. In questo caso nel 2018 vediamo che scatta un'allerta proprio perché nessuno degli indicatori viene superato. Invece sotto troviamo, diciamo, gli indicatori, abbiamo detto, alternativi che possono essere sempre calcolati sia sui dati storici che su quelli prospettici. Chiedo scusa. Nell'ultimo periodo di bilancio c'è un'analisi più profonda, nel senso che
Ovviamente i dati di base sono quelli legati all'ultimo periodo, in questo caso il dicembre 2018, ma potrebbe essere per esempio una situazione infrannuale caricata prendendo i dati da un sistema gestionale, come abbiamo detto, elaborato in Excel, quindi l'importante è che ci sia un dato contabile che è disponibile per l'analisi. Qui però facciamo vedere, sempre con la logica del doppio cruscotto, sia i valori che per ciascun indicatore sono relativi all'azienda in oggetto, quindi vedete sotto la colonna analisi A, tutti questi numeri sono quelli legati all'azienda oggetto dell'analisi, sia diciamo, la soglia prevista dal codice della crisi che è quella indicata in eretto, quindi vedete 1, 2.7, 2.3, 69.8 e così via, sia un'altra soglia che fondamentalmente ha come obiettivo quello di dire: guarda, tu quell'indicatore non l'hai superato, però non l'hai superato di poco, e quindi in quel caso ti faccio vedere un colore arancione, no? Anziché un colore rosso, perché dal punto di vista dell'analista è importante, no? Che sapere che magari appunto un certo livello non è stato superato, però insomma, il delta rispetto alla soglia indicata è veramente basso, ok? Però diciamo, indicate le soglie a cui fare riferimento sono quelle in eretto. Nel momento in cui, per qualche motivo, scusate, torno indietro, lo vedete qui in basso a destra, nel momento in cui dovessi rendermi conto che questa azienda diciamo, viene associata a un codice, a un settore del codice della crisi sbagliato, ma non perché sbaglia Linus, ma perché magari l'azienda ha un certo codice Ateco che tipifica l'inserimento di quell'azienda all'interno della classificazione prevista dal codice della crisi, ma di fatto l'azienda fa un'attività diversa, allora è giusto andare a considerare delle soglie settoriali differenti. Per fare questo è sufficiente andare nel cruscottino che vedete qui in basso e selezionare diciamo, il settore alternativo rispetto a quello proposto. Questo forse lo possiamo vedere al volo che facciamo prima. Quindi se andiamo sul nostro cruscotto del codice della crisi, eccolo qua, vedete, io in questo caso sto considerando un'azienda che ha un codice Ateco, è nel settore commercio, viene inserita all'interno di un codice Ateco, lo vediamo qui, 47.721, commercio al dettaglio di calzature e quant'altro, che dal punto di vista del codice della crisi viene inserita nel gruppo commercio al dettaglio barra ristoranti. L'utente potrebbe dire: sì, però attenzione, questa azienda per qualche motivo fa una cosa diversa. Adesso ne prendo uno volutamente a caso, fa, non so, vediamo se c'è uno che è minimamente. Servizi alle imprese, ok? Cliccando sul settore alternativo, vedete che viene evidenziato il fatto che il settore proposto è diverso rispetto a quello selezionato, quindi proposto da Linus è diverso da quello selezionato, e le soglie vengono aggiornate, in modo tale anche ovviamente i conteggi che ne derivano, ok? Questo in molti casi sappiamo che può essere molto utile e molto importante perché consente appunto di fare le opportune simulazioni. Io ritorno al punto dove ero prima, quindi devo mettere G47, così vediamo che ritorno alla situazione precedente. Okay? E tornando alla nostra schematizzazione, andiamo a vedere quello che succede sui dati prospettici. E beh, qui è interessante, si conferma quello che dicevamo prima, cioè che sui dati prospettici io non ho uno schema civilistico, diciamo un business plan basato sullo schema civilistico, no? Andrea, tra l'altro, questa parte di qua, Certo. quella che i nostri utenti, abbiamo fatto anche degli altri webinar in questo, possono andare ad elaborare proprio valorizzando le informazioni della centrale rischi. Cioè, qui c'è un tema Certo. fondamentale, cioè il business plan non serve per ipotizzare il futuro. Io penso che non nessuno, a meno che non pensa ad avere doti particolari, possa pensare a una cosa di questo genere. Ma serve fondamentalmente per verificare, partendo da dati certi, no? Quali sono i numeri che l'azienda deve raggiungere per poter avere un profilo economico, patrimoniale e finanziario prospettivo coerente con questi input. Mi Certo. spiego. Se io ho un'azienda che fino allo storico ha un certo livello di indebitamento, faccio solo un esempio, no? E poi da centrale rischi vedo che nei 2 mesi precedenti ha triplicato l'indebitamento, comunque ha arrivato un numero importante, io devo utilizzare il modello di simulazione per verificare quali sono, a parità di profilo
profilo economico e patrimoniale, Certo. i numeri che deve raggiungere per poter generare la cassa sufficiente per ripagare quel debito. E quindi devo utilizzare la simulazione come elemento, diciamo, comunque il nostro modulo business plan in questo caso come elemento per fare una simulazione. Per fare questo hai bisogno di un modello che lavora su degli schemi gestionali con le logiche che abbiamo detto prima. E quindi questo dentrolino lo puoi fare, ma poi otterresti il calcolo degli indicatori che vedi sotto. In questo caso vedremmo, in questo esempio specifico che ho messo qui nella slide, che l'azienda rimarrebbe in una situazione di allerta per tutti i periodi successivi rispetto a quello che è l'ultimo caricato in bilancio, quindi anche per il 19, anche per gli anni di previsione, quindi 19, 20, 21, 22 e così via, no? Questo lavoro qui vede come input importante i dati della centrale rischi, perché è un elemento certo da cui partire, no? Certamente. Però è praticamente impossibile andarlo a fare sulla base di uno schema civilistico. Quindi, per andare proprio nel concreto, come faccio a calcolare l'indebitamento previdenziale e tributario, no? Sul totale dell'attivo, no? Di un dato previsionale? Posso fare chiaramente delle ipotesi, c'è addirittura chi dice io prendo la percentuale degli anni precedenti, che è una cosa che non ha assolutamente nessuna rilevanza dal punto di vista logico, no? C'è chi dice prendo l'ultimo dato e mantengo quel tipo di struttura, c'è chi si inventa delle logiche, ma in realtà logiche non sono, perché l'andamento e l'indebitamento previdenziale e tributario è praticamente pressoché impossibile collegarlo a delle ipotesi, no? Che tengano conto di tutto quello che avviene in azienda nel momento in cui si raggiunge un diverso livello di fatturato, un diverso livello di costo, cioè un diverso livello di indebitamento. E quindi mi passo un attimo la palla per dire che il dato della centrale rischi è fondamentale perché è un input importante, parto da quel livello di debito e sulla base di quel livello di debito vado a calcolare qual è quel valore di ricavi che mi consente di generare quella cassa sufficiente per poterlo andare a ripagare. E questa è una simulazione che all'interno di Minos si può fare abbastanza facilmente e che magari adesso se abbiamo ancora tempo lo facciamo. Se per aggiungere tu qualcosa... Certamente. Ma certamente uno degli aspetti fondamentali che citavi tu prima era, come anche l'amico Fogliata cita spesso, il cash is king, e quindi Esatto. sicuramente uno dei dati fondamentali è appunto questa generazione di cassa che vada a coprire la capacità dell'azienda appunto di un modello di ricavo adeguato. Uno dei dati, per esempio, a cui mi vorrei ricollegare per riportare il punto sull'analisi della centrale rischi è sicuramente quella del saldo medio giornaliero, no? Che è un tema che spesso non viene analizzato e forse è il dato più prezioso che abbiamo all'interno della centrale rischi. Uno sicuramente per fare questo esercizio che correttamente Alessandro ci diceva, e quindi di trovare una proporzione prospettica sulla capacità poi di pagare quel benedetto fornitore che mi ha dato la possibilità di spingere sui ricavi. E quindi se questo indicatore lo possiamo leggere in due modi, sicuramente per fare questo esercizio prospettico, rendendo un business plan sicuramente capace di dare un'impressione corretta, in quanto il dato è veramente analizzato comunque in un modo tecnico e dell'ultimo periodo, ma se lo vogliamo ricollegare agli indicatori del codice della crisi, provando a valutarli come un pre-alert, un pre-indicatore, direi che forse questo è il punto su cui dobbiamo focalizzare la nostra attenzione. Non ultimo, l'acronimo del DSCR può darci lo spunto anche per introdurre, come diceva Alessandro correttamente, parlando degli AQR, che è sicuramente l'altro aspetto che l'azienda si trova, no? In questo momento ad affrontare. Diciamo, facciamo un paragone che può rendere l'idea, è come una carovana di pionieri l'azienda, perché è sempre al fronte, e comunque l'imprenditore non dimentichiamoci che è un eroe, visto tutte le crisi che ha Grazie. passato,
e che si trova a guardare il fiume, come diceva correttamente Alessandro, si trova davanti gli indiani e quindi tutta la nuova normativa della crisi d'impresa, e invece alle spalle si trova le banche e quindi l'accesso al credito che ormai viene normato attraverso gli OQR. Quindi gli indicatori della cintura dei rischi sicuramente letti in questo modo possono aiutare l'imprenditore velocemente e, come diceva correttamente Alessandro, se prospettati anche per le piccole imprese in modo semplice, possono far capire se questi benedetti 6 mesi di capacità di produrre rimborso sono effettivi o non sono effettivi. Quindi, andando al dunque, andando a prendere anche i 6 mesi previsti dal medio credito, dall'analisi del punteggio del rating del medio credito centrale, già avremmo alcuni dati che ci possono aiutare a completare questa analisi proposta da Linus, come anche l'analisi più semplice per l'imprenditore che vede che la sua cassa non è sufficiente attraverso l'utilizzo giornaliero e quindi, parlando del suo portafoglio, forse per il professionista è più facile guidare l'imprenditore, l'artigiano, il commerciante a questi temi che risultano, come diceva Alessandro prima, piuttosto ostici. Dobbiamo far passare un ufficio che era l'ufficio contabilità e adesso forse con l'introduzione della fatturazione elettronica si è trasformato in ufficio amministrativo ad un ufficio finanziario, visto che la componente finanziaria sta andando, almeno dal punto di vista dell'accesso al credito, ad essere preponderante sull'aspetto patrimoniale ed economico. Correttissimo, fondamentalmente torniamo sempre al solito tema che l'analisi aziendale aiuta chiunque la debba fare, qualunque sia l'obiettivo, fare se stesso, dare credito, fare da consulente, fare da consigliere, quant'altro, però è una roba dove servono, e lo dico quasi contro, continuo a dire quasi contro i nostri interessi. Più che software servono cervelli, il software si compra, dopo 2 secondi si ha a disposizione, no? La competenza che consente di decodificare tutti questi elementi richiede appunto anni di investimento, appunto in formazione, no? In apprendimento, no? E proprio per questo diciamo, mi piace far vedere questa pagina dove si vede bene che per noi diciamo, i KPI in generale non è che sono un elemento che non guardiamo, è un elemento assolutamente importante, tant'è vero che è inserito in calce in tutte le tabelle di conto economico, stato patrimoniale, rendiconto finanziario, sia sui dati storici che sui dati prospettici. Qua vedete per esempio la parte alta che questa è una schermata del conto economico del business plan e si vede che sono evidenziati alcuni elementi, per esempio i KPI settoriali raggiunti, che è un altro elemento importante, i KPI del codice della crisi per ciascun anno, perché magari l'utente mentre sta facendo le simulazioni è importante che sappia che magari c'è qualcosa che è distorto in quella simulazione, quindi a quel punto può andare a fare il necessario approfondimento per capire qual è l'elemento che non va e eventualmente provare ad effettuare simulazioni alternative. Ma oltre agli indicatori ci sono degli altri elementi che abbiamo accennato e che vale la pena un po' andare a ripercorrere, che sono uno degli altri, come si può dire, score o rating che esistono nel sistema e che sono largamente utilizzati come lo Z-score di Almand, come la fascia del medio credito centrale, no? Che è un altro elemento che mi aiuta a capire come viene vista questa azienda dal sistema e può essere un'ottima proxy al sistema bancario, no? Quindi se io per questa azienda vedo una fascia 4 del rating fondo di garanzia, anche prima ancora di aver inserito la centrale rischi, mi rendo conto che questa azienda comunque, e vedo diciamo, contemporaneamente uno scorlino rosso, eccetera, eccetera, comincio a rendermi conto che c'è qualcosa che non funziona, no? E quindi la devo mentalmente inserire tra le imprese che hanno un problema, devo andare a capire quanto è grande questo problema e quanto può essere anticipatore di un effettivo, diciamo, stato di crisi. Ricordiamo anche, questa è una cosa importantissima, tra l'altro questi numeri li presenteremo martedì prossimo in occasione di Motore Italia, che è questo evento che organizza Milano Finanza e che sarà in corso mezzo a Milano, per chi sta a Milano può, insomma, può partecipare, la partecipazione è gratuita, ci si può registrare sul sito di Milano Finanza. Ricordiamoci che poi qual è il tasso di default sulle imprese italiane, perché
sono numeri che sono definizioni e numeri che vanno in giro che sono molto discordanti l'uno con l'altro. Allora, se per default intendiamo il fatto che un'azienda abbia ritardato di una settimana, no, il pagamento, i famosi past due, eccetera, si arrivano a dei numeri che sono sicuramente importanti. Se per default intendiamo tutte le imprese che hanno avviato una procedura concorsuale o fallimentare negli anni e questa procedura è ancora aperta, arriviamo a certi numeri. Però le nuove, quindi, ma questi sono numeri di realtà aziendali che semplicemente non richiedono nessuna valutazione, bisogna semplicemente andare a guardare che quel, in Italia per fortuna queste informazioni sono accessibili, che quell'impresa ha avviato una procedura e quell'impresa in una situazione di crisi. Ma se parliamo di imprese di default intesi come aperture di nuove procedure, quindi fallimenti, no? Procedure concorsuali, accordi di ristrutturazione e quant'altro, scusate, accordi di ristrutturazione in realtà non ha evidenza, cioè, in Camera di Commercio, però tutte quelle procedure che hanno una, che devono essere, diciamo, dichiarate in Camera di Commercio, si arriva a una numerica sempre sulle imprese con ricavi superiori a 500.000 euro, che per il 2019, ad esempio, non supera le 900, vado a memoria, unità. Quindi, per carità, un numero importante, perché 900 imprese sono troppe, un'impresa è troppo, è già tanto quando si parla di fallimento, però cioè, l'impresa, diciamo, il numero di imprese che falliscono, che vanno in procedura rispetto al totale, è sicuramente una numerica marginale. C'è un altro, diciamo, un altro studio che dimostra che anche le imprese, prendendo le imprese con patrimonio netto negativo in un certo anno, l'analisi mi pare l'abbiamo fatta nel 2016, 2/3 di queste imprese nell'arco di 2 anni, quindi analisi 2018, sono totalmente andate in bonis. Quindi il fatto di appartenere in un determinato momento in una categoria non, diciamo, non mi può dare alcuna certezza del fatto che poi quell'azienda continui ad andare allo stesso modo. E questo vale sia andando dalle imprese che vanno male a quelle che poi negli anni migliorano, sia nel verso opposto. Quindi tutti questi elementi vanno un po' guardati insieme, vanno un po', diciamo, tenuti sotto considerazione, soprattutto per capire in profondità quello che è l'effettivo stato di salute dell'azienda, attuale e prospettico, e poi chiaramente le norme ci impongono delle cose, quindi bisogna tenerne conto perché sappiamo bene, lo ricordiamo, che nel caso in cui un'azienda dovesse fallire e imprenditori, manager, consiglieri, revisori non riescono a dimostrare di aver fatto tutto quello che serviva per monitorare attivamente lo stato di crisi, appunto in quel caso lì tutte le persone che in qualche modo hanno gestito l'azienda e quant'altro possono passare guai abbastanza seri, nel senso che possono rispondere direttamente anche col proprio patrimonio, indipendentemente dal fatto che la società sia un SRL, un SPA, una SPA no, però perché credo sia esclusa, ma una società di persone. Quindi questo è un aspetto molto importante. E sempre sul tema delle difficoltà di anticipare i dati futuri, volevo far vedere un paio di esempi. Innanzitutto vi faccio vedere una cosa, così l'abbiamo toccato prima. La legge prevede anche che tutte le imprese, vado a memoria, che hanno 4 milioni di ricavi o 4 milioni di attivo o mi sembra 20 dipendenti, per almeno 2 esercizi siano obbligate alla revisione. Andando ad applicare questi criteri, il dato lo trovate sotto indice di bilancio, alle imprese, al database delle imprese, vengono fuori che 75.000 imprese sono obbligate alla revisione. Questo possiamo valutare se è un fatto positivo, negativo, giusto o sbagliato. Però diciamo che generalmente in qualche modo poter avere un controllo in più e qualcuno che si prende una responsabilità in più nel, come si può dire, depositare un bilancio, penso che a livello di sistema sia una cosa positiva. Bisogna capire se c'è una numerica di professionisti sufficiente per poter coprire la domanda, perché a questo punto probabilmente ci saranno più soggetti all'obbligo che professionisti che vogliono fare quel mestiere, anche perché ci si prende dei rischi molto molto importanti. Volevo andare su un attimo sul business plan, per farlo prendiamo un'azienda qualsiasi, andiamo un attimino nella strada riservata, così possiamo fare le simulazioni per farvi vedere come, diciamo, guardando i dati prospettici, i risultati possono variare anche per poco, no? Quindi se io vado a vedere in questo momento sono in una situazione di allerta,
Ipotizzo che metto un 30% di ricavi in più, vediamo cosa succede perché non ho veramente idea. Sono ancora in allerta perché c'è ancora un utile negativo, voglio far venire un utile, quindi faccio le mie simulazioni, metto 50% di ricavi, li metto anche di qua, dopodiché riduco i costi, non so, di 100.000 euro, voglio fare in modo tale che venga fuori un numero inizialmente positivo e poi vediamo quanto dipende anche dalla struttura del circolante. No, questo è sbagliato, dovremmo fare così. Perché ho messo in input un valore che chiaramente è un costo e quindi se l'aspetta consegno meno. Ecco, a questo punto, ok. A questo punto vedete che avendo inserito delle ipotesi sul primo periodo e sui successivi molto buone, no, viene fuori un utile, per cui l'utile mi consente di coprire le perdite che avevo a livello patrimoniale e automaticamente mi dice, guarda, anche secondo gli indicatori della crisi, tu, questa azienda qui non è più in crisi rispetto a queste ipotesi. Andiamo a vedere quello che succede, però, se cambiamo degli altri parametri, senza ancora arrivare ai dati di centrale rischi, che chiaramente possono completamente diciamo, alterare quello che sono i dati. Ah, questa azienda, neanche a farlo apposta, non ha crediti commerciali, non so bene per quale motivo, molto strano, però glieli mettiamo noi in questa simulazione, mettiamo 100.000 euro di crediti. L'ho preso veramente un a caso per dire che. Probabilmente questo è un B2C, adesso 1 milione di crediti, ok, qua manca la finanza, quindi mettiamo 300 mila euro di crediti, ok, qua mancherebbero 9 mila euro, vedete, con questa ipotesi, questa era interessante, prima della rettifica io avevo una buona disponibilità di cassa, nel momento in cui ipotizzo che questa azienda non incassi tutto, ma generi, diciamo, in corrispondenza dell'incremento di fatturato 300.000 euro di crediti commerciali, chiaramente mi si crea un fabbisogno finanziario, no? Mi si crea un fabbisogno finanziario che io posso coprire in qualche modo, per esempio con un maggiore indebitamento. Ci mettiamo qua un bel finanziamento a breve di esageriamo. Sembra un giochino, ma lo sto facendo volutamente per far capire che toccando qualunque dato, tenendo conto che questo è un sistema che mette insieme e collega le informazioni l'uno con l'altro, però toccando i dati noi possiamo per la stessa azienda far venire veramente quello che si vuole. E allora il punto vero è quali sono le informazioni, i cosiddetti hard number, cioè quelli che veramente non sono discutibili, ok? E quindi che non possono essere oggetto di una simulazione. E quali invece sono quelli che qualcuno chiama VAR, o comunque quegli elementi, i value at risk, quegli elementi che non sono ipotizzabili in maniera certa, e sicuramente la centrale rischi non entra in questa categoria, ma che una piccola variazione di questi dati può creare un profilo completamente differente, no? Chiaramente se io qui, anziché un 30 giorni di crediti commerciali, ne metto 200, no? Sto volutamente, diciamo, estremizzando la simulazione, mi trovo nuovamente in una situazione in cui in questo caso col finanziamento avevamo messo 500.000 euro ci staremmo dentro, però vedete, insomma, ci possono essere, ho messo un dato, mettiamo qua, aspettate un attimo, 200, e qui ne metto uno, giustamente ne metto l'altro, vedete, con 200 giorni passo da 300.000 a 1.120 e ancora in questo caso ce la farei, però non so se riesco a far passare il messaggio, Andrea, ma la cosa importante è proprio Certo, questa, cioè che il futuro non si può ipotizzare e non si può assolutamente. neanche calcolare con gli indicatori di tesoreria, perché se io in fattura ciò che incasso un credito a 90 giorni, io non ho idea di quando lo incasserò effettivamente. Posso avere Certo. una stima, una prassi, una speranza e posso avere quel credito che si blocca o non si blocca per mille ragioni, perché la procedura del cliente si è fermata perché è convinto che deve fare il pagamento in ferie, perché succedono queste cose di qua. O magari c'è un Certo. contenzioso, o magari semplicemente c'è l'abitudine di pagare, e in Italia questo problema c'è, no? Ben, no, 6 mesi dopo la scadenza prevista della fattura, e Certo. magari, e non c'è tra l'altro una regola, questo lo diciamo anche noi che come azienda queste cose le vediamo, per lo stesso cliente ci sono dei clienti virtuosi che sono meravigliosi, ma non sono la maggior parte, ci sono dei clienti che una volta ti pagano rispettando perfettamente il dato in fattura, un'altra volta ti pagano a distanza di 4 mesi. E quindi come fai effettivamente a verificare
quindi a fare una simulazione che sia assolutamente attendibile. Gli indicatori, tra l'altro, diciamo considerati, che secondo me potranno e probabilmente dovranno essere rivisti, non vanno a guardare delle altre cose che potrebbero aiutare a rendere il modello anche un po' più solido, per esempio le disponibilità liquide, piuttosto che altri elementi che sono indicatori di, diciamo, Certo. di sostanza di affidabilità. Non so se su questo vuoi fare un commento. Sì, direi che avevi fatto tu un accenno all'inizio e mi riallaccio a quel discorso dei falsi positivi, no? Che chiaramente abbiamo visto nell'ambito di questa discussione come il DSCR non possa diventare oggetto di alimentazione dal punto di vista della centrale rischi, quindi sicuramente si va ad escludere questo. Un tema importante, l'abbiamo visto in molte analisi di aziende, per cui anche una centrale rischi che sostanzialmente poteva non dare sistemi di alert particolari, quindi in assenza di, come dicevi tu correttamente, di PasDio, per esempio, per andare a sintetizzare, poi faceva intravedere un default dell'azienda. Quindi correttamente tutti questi sistemi di analisi, come abbiamo visto, sono direi degli strumenti determinanti per riuscire a vedere quello che poi è il senso della riforma e della norma, quindi la capacità prospettica a 6 mesi, che dovrebbe essere sicuramente nella capacità imprenditoriale intrinseca, ma essendo, come dicevi tu adesso poc'anzi correttamente, anche nelle mani degli altri interlocutori e non solo dell'imprenditore, chiaro diventa un rischio. La centrale rischi sicuramente unita a queste capacità di analisi su più campi economico-patrimoniali e finanziari, con analisi prospettiche simulate e variabili su più scenari, importando la componente andamentale storica, che sì, può essere storica, ma sicuramente nel dato è sicuramente puntuale, perché se abbiamo la situazione, diciamo, già a febbraio di quella che è la chiusura dell'anno, almeno a Certo. livello finanziario, siamo sicuramente in grado di fare un po' di esercizi sicuramente attendibili. Direi quindi che tra gli strumenti che tu accennavi e che esulano dagli indici, ma sono assolutamente da implementare, come dicevi tu, appunto, la liquidità breve o la cassa, sono interpretabili attraverso l'analisi del centrale rischi. Quindi direi che ci sono alcuni dati, come quello, ecco, coinvolgiamo anche l'ottimo lavoro che aveva fatto appunto l'Ordine di Milano attraverso i suoi quaderni, quindi un incremento esponenziale negli ultimi mesi dell'accesso all'autoliquidante, deve sicuramente far valutare chi conduce l'azienda. Assolutamente. Io farei così, utilizzando questi ultimi minuti che abbiamo a disposizione, andrei a vedere rapidamente l'elenco di queste 330 imprese che sarebbero quelle intercettate non per avere un patrimonio netto negativo, ma per non riuscire a superare nessuna delle soglie previste, no, per gli indicatori settoriali. Quindi TSCR sarebbe minore di 1 e nessuna delle soglie settoriali per gli altri 5 indici sarebbe superato. Quindi la condizione che determina diciamo, l'allerta. Vediamo rapidamente alcune cose, poi ognuno si farà la propria idea, no, farà il proprio ragionamento. Allora, prima cosa, queste 330 imprese sono distribuite un po' dappertutto sul territorio, va bene. Se andiamo a vedere la distribuzione per rischio Linus, vediamo che c'è una, come si può dire, un'alta percentuale di imprese che ricadono nelle categorie, no, pessimo e molto negativo, però ce ne sono anche delle altre che invece Linus in automatico non riesce a valutare. Non riesce a valutare perché considera che ci siano elementi tali, cioè per cui è difficile, diciamo, cioè ci sono degli elementi tali per cui è ipotizzabile che con crescite
fisiologiche, con ottimizzazioni fisiologiche della struttura dei costi e così via, l'azienda possa tranquillamente ripartire. Poi sul database Linux, se noi andassimo a applicare i criteri che determinano il giallo sulle imprese, andremmo a tirar fuori una quantità di aziende veramente, veramente elevate. Penso che sia la colonnina più piena, no? Dove rientrano molte più imprese in assoluto. Però questo è, diciamo, il confronto tra due metodologie. Chiaramente penso che sia intuitivo che cinque indicatori fanno peggio probabilmente di uno score che segue delle logiche molto più ampie, no? Quindi probabilmente già il fatto, questa sarebbe un'analisi tra l'altro interessante da fare anche utilizzando non solo il Linux Score, quindi per chi vuole avere anche un'ulteriore prova del 9, ma anche che so, l'indicatore del medio critico centrale, oppure ciascuno potrebbe chiedere al proprio fornitore di business information o esperto di rating, no? Di fare questa distribuzione delle 300 imprese per quell'indicatore che poi magari viene anche inserito e utilizzato per valutare l'affidabilità ai clienti, fornitori e così via. Tra l'altro per i clienti premium ricordo che l'elenco di queste 330 imprese è disponibile sotto analisi gruppi, proprio nel menu analisi incluse nel gruppo, quindi potete andare a guardare una per una. Quindi questo è un po'. Dal punto di vista dell'analisi aggregata di queste 330 imprese, in effetti no, vengono fuori imprese che qualche problemino ce l'hanno, e questo era abbastanza evidente. Vedete che sono imprese che hanno perso il fatturato e hanno delle marginalità negative, hanno complessivamente 1,3 miliardi di debiti. Questo è un dato molto interessante perché lo vedevo sempre preparando i dati per l'osservatorio di Motor Italia. Prendendo soltanto le poche imprese andate in default, non ricordo quante sono, ma qualche decina, con ricavi superiori a 50 milioni, si arriva complessivamente ha un totale debiti in pancia a queste imprese andate in default nel 2019 di circa 8 miliardi. Qui invece, anche se queste fossero quelle che effettivamente poi vanno in default, arriviamo a 1,2 miliardi, un importo enorme, quello che volete, però siamo a 1,2 contro 8 miliardi. Allora, il codice della crisi non riguarda le grandi imprese, ma riguarda le piccole. Peccato che il problema sta ancora una volta sulle imprese più grandi. Quindi, ci sono degli elementi che insomma sono un pochettino contrastanti proprio dal punto di vista dell'impostazione generale. Quindi però a livello generale vediamo che delle problematiche ci sono, il totale debiti sui ricavi, diciamo, vedete che cresce nel corso del triennio e diventa, quindi è un percorso di imprese che progressivamente ha peggiorato e arriva complessivamente quasi al doppio dei ricavi complessivi. Andando a vedere delle altre analisi, vedete che anche distribuendoli queste imprese trascorre fondamentalmente variazioni. Vediamo che però ci sono delle imprese che in realtà vengono intercettate. Questo è molto interessante perché, nonostante abbiano delle crescite di ricavi molto significativi, in alcuni casi il 20, il 30, il 40% e così via, fino addirittura le imprese hanno raddoppiato il fatturato. Allora, qui è importante fare una riflessione sul DSCR, che è uno degli argomenti di oggi. Il DSCR dipende dal cash flow. Il cash flow operativo in una situazione, diciamo, sotto certe condizioni legate al circolante, nel momento in cui l'impresa cresce, chiaramente fa sì che assorba risorse finanziarie, no? Proprio perché se sto crescendo e devo comprare delle materie prime, devo non, diciamo, pagare i fornitori, devo aspettare gli incassi dai clienti, chiaramente tutto questo fa sì che il mio circolante cresce e questo genera un assorbimento di risorse finanziarie. In quel caso uno degli indicatori sarebbe negativo, però è un negativo sano, cioè, almeno sotto certi limiti, perché è un negativo di un'azienda che sta crescendo. Se fosse vero tutto quello che stiamo vedendo, e credo che insomma qua i numeri ci raccontano una storia, queste sarebbero imprese che dovrebbero un attimino distrarsi dal continuare, no, a rincorrere questo momento di crescita, no, per andarsi a occupare di quello che la norma gli impone, cioè di andare a dichiarare presso l'OCRI che deve costituirsi, eccetera, eccetera. Qual è che insomma, fondamentalmente è scattata una situazione di allerta e quindi bisogna fare delle cose, quindi distoglie delle risorse. Chiaramente sull'azienda strutturata, diciamo i 10, 20, 30 milioni, questo può essere un problema relativo perché uno magari si presenta presso l'OCRI, discute, manda il manager,
la cosa viene messa, diciamo, viene risolta. Ma su un'azienda invece piccolina, la microimpresa fino al 1.500.000, 800.000, dove c'è un uomo o poche persone che fanno tutto, questo vuol dire non dedicarsi più dell'azienda e non pensare più alla crescita, ma andarsi a dedicare più a un problema che in realtà non è reale, ma è soltanto frutto di un algoritmo automatico. E questa cosa secondo me può creare dei problemi. Andiamo a vedere come sono distribuite queste imprese. Come sempre accade, sono distribuite, diciamo, proporzionalmente con l'economia del paese, quindi il maggior numero in Lombardia, dove c'è il maggior numero delle imprese, poi Lazio, Veneto, Emilia, quindi prima il nord e poi successivamente tutte le altre, quindi niente di nuovo su questo fronte, sono tutte ovviamente italiane. Dal punto di vista del settore, vedete che vengono penalizzate, almeno così sembrerebbe, le imprese del commercio, poi viene industria, servizi edilizi e immobiliare. Anche questo è un po' strano perché generalmente immobiliare è zero, questo è molto interessante. Perché generalmente poi sappiamo che è uno dei settori che presenta maggiori tassi di rischiosità, questo è abbastanza oggettivo, lo dice la storia delle analisi aziendali, e proprio nel mondo dell'edilizia immobiliare, invece in questo caso sarebbe intercettate più imprese del commercio e meno dell'industria, che numericamente mi pare rappresenta circa il 40% del totale imprese italiane. Quindi, dal punto di vista della distribuzione sulle diverse settori del codice della crisi, vedete che c'è una maggiore concentrazione in realtà sui codici che aggregano molti più Ateco, quindi numericamente sono di più. È interessante qui che l'edilizia, che ha complessivamente 39 imprese, in realtà andando a guardare soltanto la distribuzione per Ateco, no, ha una numerica maggiore. Questo è molto interessante, no? Quindi sembra quasi un elemento discordante. Poi invece vediamo che c'è la ristorazione, commercio al dettaglio di mobili per la casa e così via, tutte le altre. Come sempre poi vediamo una concentrazione di poche imprese, uno o due per ciascuna tecnica. Il tempo sta scadendo rapidamente, io voglio ancora vedere due o tre tavole. Ovviamente se, diciamo, dato gli argomenti, Andrea, se ci sono riflessioni o domande da parte dei partecipanti, ci prendiamo qualche minuto in più Certo. per rispondere. Questo è interessante perché sono il numero di analisi per ricavi. Vedete che abbiamo detto che più grosso è l'azienda, più grande è l'azienda che va in default, e più grosso è il problema dal punto di vista poi del sistema dell'occupazione. Qui andiamo a vedere che delle 300 la metà sono imprese minori di 1 milione, quindi tra 500.000 euro e 1 milione. E mi sembra che ci sia, questo insomma, è venuto fuori anche in un articolo che ha scritto, mi pare, un docente universitario che ha ripreso un po' uno studio di Cerved e dice poi da qualche parte una cosa interessante, e che fondamentalmente, adesso non so dove è il passaggio, poi magari lo allego nella chat, fondamentalmente c'è questa, diciamo, distonia tra gli obiettivi, la modalità di elaborazione, quindi l'implementazione della soluzione mirata ad anticipare la crisi, no? E la struttura organizzativa delle imprese, no? Quindi si utilizzano delle cose troppo complesse rispetto alle aziende che poi le devono mettere in opera, no? E da qui si vede un po' che questa cosa è confermata, perché la maggior parte delle imprese sono proprio quelle piccoline, no? Andando a vedere, dunque, più che farvi vedere queste per marginalità, vedete che è strano perché poi intercetta anche imprese che hanno delle marginalità molto buone, quindi sopra il 10, sopra il 5, il 10%. Volevo farvi vedere anche quanto sono diverse queste imprese tra loro. Ve lo faccio vedere da qui. Eccole qua. Vedete, questa è per esempio la tavola che fa vedere come si distribuiscono queste imprese per giorni di rimanenza. Guardate che differenze che ci sono, no? Cioè non c'è un profilo che in qualche modo uno può ricondurre una determinata logica. Vedete, da un punto di vista dei giorni commerciali, ci sono imprese che incassano subito e imprese che incassano oltre 500 giorni. Quindi mi immagino che se un'impresa ha incassi appunto superiori ai 200-300 giorni, probabilmente ha una rischiosità legata al circolante maggiore rispetto all'impresa, no, che incassa subito. E quindi questi sono aspetti che, per esempio, gli indicatori non vanno a cogliere. Stessa cosa sui debiti fornitori. Se io non pago i fornitori, probabilmente mi sto finanziando parte del circolante facendo, no, soffrire quelli che sono i miei fornitori e così via. Quindi, come sempre,
ed qua ci sono tutta un'altra serie di informazioni sicuramente interessanti. Come sempre, sono tanti gli elementi che uno deve un po' mettere insieme e farsi un'idea propria. Io concluderei dicendo che dal mio punto di vista, mi sento molto sereno come azienda perché per fortuna in questo momento non abbiamo certi tipi di difficoltà e siamo abituati a monitorare l'andamento reale dell'azienda attraverso alcune cose che ci mettono in condizione di sapere se, esattamente se stiamo andando contro un potenziale rischio, anche dal punto di vista puramente finanziario, no? Però se dovessi, diciamo, avendo teoricamente un po' di competenze che mi potrebbero aiutare, no? Metter lì a rispondere puntualmente a quello che la normativa prevede, in prima battuta fare quello e non fare dell'altro, che sarebbe una follia. Secondo, sicuramente mi troverei in molti punti in seria difficoltà proprio nel capire esattamente come procedere. Questo, secondo me, è un problema che in qualche modo va affrontato perché immagino non sia soltanto il mio o il nostro. Questo vuol dire qualcosa, Andrea? Sì, su questo ultimo aspetto mi trovi assolutamente concorde. Una capacità di visione da parte di chi riorganizzerà dopo questa comunque encomiabile prova di produrre comunque degli indici che abbiano comunque trovato un impatto sulle analisi, anche quella di introdurre non solo una capacità di individuazione, ma anche una capacità di soluzione. È chiaro che stiamo chiedendo molto in questo caso, ma visto l'importanza della tematica della normativa che siamo andati ad analizzare e tutte le implicazioni che potrebbe comportare nella capacità gestionale dell'imprenditore, sia doverosa. Citavi tu poc'anzi proprio la granularità riferita al 330 imprese dove quasi tutte erano super inferiori al milione. E quindi ecco che diventa allora importantissimo per questi imprenditori che non sono altro che dei tecnici, dei commercianti, ed è conclamato dall'analisi che l'INUS ha fatto, di trovare riscontro nella normativa con una capacità sicuramente di proposta all'interno di quella che è di fondo abbiamo visto essere sì una debolezza patrimoniale ed economica, ma finanziaria. Abbiamo visto come viene intercettata anche la possibilità di crisi in aziende che invece si stanno sviluppando e che hanno ricavi e marginalità anche di tutto rispetto. Quindi questo secondo me è un aspetto che va tenuto Abbiamo in cercato di considerazione. dimostrare, diciamo, quello che è ovvio, cioè che appunto che abbiamo detto sin dall'inizio e che ripetiamo sempre, non c'è modo attraverso indicatori o score di rappresentare l'effettivo stato di salute dell'azienda neanche sui dati storici, figuriamoci sui dati Corretto, prospettici, che uno può cambiare solo correttamente. numeratore e denominatore di qualunque rapporto. Io chiuderei rispondendo a quest'ultima domanda che dice appunto è possibile vedere il rapporto del circolante con i ricavi o con l'indebitamento? Assolutamente sì, vi faccio vedere qui il dato a livello aggregato per l'intero gruppo, poi chiaramente è possibile vederlo per ciascuna azienda, voi vedete che c'è il circolante caratteristico che in questo gruppo aggregato è circa 400 milioni da rapportare ai debiti finanziari che sono 394 o se volete aggiungere anche gli altri debiti che sono 517, complessivamente qua trovate il totale debiti che sono 1 miliardo e 2, quindi il circolante sul totale debiti no, incide appunto per cos'è, un terzo credo, e poi invece i ricavi complessivi sono 667 milioni. E tenete conto, questa è un'altra cosa importante, ma l'abbiamo visto prima con le analisi di dispersione, che andare a guardare i dati aggregati non aiuta per nulla, perché come abbiamo visto, questo circolante è dato complessivamente da imprese, giusto per fare un esempio, che in alcuni casi incassano subito a 0, 10, 15 giorni, in altri casi incassano a 300, 400 giorni. Noi se andiamo a vedere 15, no, andiamo a vedere un dato medio. Questo dato medio è un dato che non ha assolutamente nessun valore, ma non perché sbagli il calcolo, ma semplicemente perché 200 ha una varianza enorme. Tra l'altro, possiamo andare anche a guardare se siamo fortunati, con questo chiudere il webinar con questi 10 minuti di ritardo, scusandomi appunto per il ritardo. Vedete che ci sono delle varianze, in questo caso non ho calcolato perché alcune imprese non hanno diciamo, i dati completi e quindi non è possibile andare a calcolare per tutto il panel delle 330 imprese tutti i dati, però fondamentalmente
all'interno di Linus e delle singole aziende, e poi dei gruppi trovate anche il calcolo dello scarto, in modo tale che sapete che se lo scarto quadratico medio è molto elevato, quell'indicatore a livello medio non è un buon indicatore, perché appunto non esprime una sintesi di quella variabile, ma semplicemente un valore centrale. Per dirla più banalmente, il valore 0, la media 0 lo posso avere con valori tra meno 1 e 1 o con valori tra meno 1 miliardo e più 1 miliardo. Capite bene che la media è sempre 0, ma il controllo informativo è molto diverso. Io non vedo altre domande e ringrazio tutti quanti i partecipanti, anche per la pazienza e per il ritardo, chiedo scusa per il ritardo di questi minuti. Ringrazio soprattutto te, Andrea, di CR Expert. Noi, tra l'altro, possiamo anticipare, senza, diciamo, dire nulla che non si possa raccontare, che ci sarà un punto di contatto molto forte tra Linus e la piattaforma di Andrea di CR Expert, proprio perché vogliamo dare a tutti i nostri professionisti la possibilità di elaborare rapidamente anche le informazioni centrali rischi e di integrarle all'interno di Linus, no? Come sapete, già questo è possibile su certe configurazioni. Noi sapete che per molte banche integriamo i dati di centrale rischi, no? Proprio perché servono non soltanto per il calcolo della fascia, ma per fare delle altre cose, ma e quindi perché ovviamente possiamo collegare il database con quelle che sono informazioni appunto di proprietà del sistema, cioè diciamo proprietarie, quindi quella del CR è una di queste, ma per l'utente premium, appunto oggi si ha la possibilità di inserire manualmente l'informazione. Attraverso l'integrazione con Andrea vorremmo dare la possibilità che questa integrazione venga fatta in real time. Ti ringrazio ancora, Andrea. Se vuoi dare un saluto al volo, poi Ringrazio anzitutto te, ma sicuramente con altrettanta priorità tutti i colleghi che ci hanno ascoltato fino adesso. Mi scuso anch'io per il ritardo e ringrazio tantissimo per l'attenzione. Fiduciosi su Linus e CR Expert. perfetto, allora prestissimo, e ricordo che tutta questa anche questa registrazione, questo webinar sarà disponibile su linus.it insieme a tutti gli altri. Grazie ancora e a presto e buon lavoro. Buon lavoro a tutti.